Signore e signori, buonasera. Sono ben felice di darvi il benvenuto a questa diretta con Sua Eccellenza Monsignor Georg Greifen. Il cognome è sempre molto difficile da pronunciare, ma ci stiamo abituando. E per prima cosa io sono onorato, felicissimo di poter annoverare Don Georg, mi permetto di chiamarlo così, nella scuderia degli editori delle edizioni Ares, con questo testo della Via Crucis che presentiamo questa sera. Tutti conosciamo, diciamo così, la sua immagine pubblica, arcivescovo, segretario personale di Benedetto XVI, prefetto della casa pontificia, ma vorrei domandare a Sua Eccellenza come vede se stesso, qual è il suo itinerario culturale e sacerdotale, insomma, una brevissima autobiografia per i nostri lettori e spettatori. Prego, Monsignore. Dottore, grazie per questo cortese invito. Saluto lei, saluto tutti. Grazie. È facile presentarmi brevemente, no? Di origine, lei ha detto, il mio cognome è molto difficile, non è italiano, si pronuncia Genswein. Molto, molto semplice. Ecco. Però mi piace Don Georg, così mi vedo e questo è anche un, come dire, mi sento subito a casa, così. Ah, Allora, benissimo. sono di origine tedesca e sono però adesso da 25 anni in Vaticano, sono sacerdote di una diocesi del sud-ovest della Germania, di Friburgo, Foresta Nera, e sono stato ordinato sacerdote nell'84, allora sono 37 anni quest'anno, e poi ho fatto il viceparroco, poi ho fatto altri studi, ho fatto il dottorato a Monaco. E poi inaspettatamente hanno chiamato qui a collaborare in Curia Romana. Prima la congregazione era il culto divino e poi lo stesso Cardinal Ratzinger mi ha chiesto di venire alla dottrina della fede. E questo era il 96. E da quel momento sono più o meno collegato con l'ex Cardinale Ratzinger, con Papa Benedetto. Nel 2003 sono poi diventato il suo segretario e mi ricordo molto bene quando mi ha presentato, ha detto ai nostri collaboratori, colleghi, cari amici, qui siete due professori, provvisori, me stesso e Don Giorgio, come ha detto a suo tempo. Perché Papa Giovanni Paolo II, io ho chiesto di lasciarmi andare in pensione e credo adesso sia proprio il momento. Però devo aspettare e fin quando allora devo aspettare ho bisogno di un altro segretario. Allora, detto sì, vediamo. Era il 1 marzo 2003. Abbiamo visto che il mondo non era così, cioè la situazione non era così che Giovanni Paolo II l'ha lasciato, durava anche 2 anni e poi è morto Giovanni Paolo e dal conclave è uscito non più Cardinale Ratzinger, ma Papa Benedetto. Culturalmente sono stato formato a un'università tedesca, in un seminario tedesco, e ho fatto un anno di teologia alla Gregoriana e poi, come ha detto dopo l'ordinazione sacerdotale, gli studi a Monaco. Il mio sogno all'inizio era di diventare sacerdote, cioè di un sacerdote per la pastorale, e tranne questi 2 anni come viceparroco, non sono stato mai il 100% nella cura animarum. Ma dappertutto dove sono stato, sia a Monaco, poi sia a Roma, ho cercato di fare, di aiutare in una parrocchia, o dove è possibile rendermi utile nella cura animarum. Io non ho fatto progetti per la mia vita e com'è avvenuto io ho accettato e questo vale anche
qui il servizio in Vaticano, anzitutto per il servizio per il Papa Benedetto, adesso per il Papa Emerito. Scusi, una curiosità. Che tesi ha fatto? Su quale argomento la tesi? Allora, il mio arcivescovo mi ha mandato a Monaco per fare il diritto canonico. Io questo non volevo fare, io ero sempre inclino verso la dogmatica o anche la storia. Ma ha detto no, ho bisogno di un canonista, lo ti mando a Monaco. E poi ho fatto lì gli studi, il diritto canonico, e la tesi, la tematica della tesi era l'appartenenza alla Chiesa partendo dal codice del 17 con l'aspetto della dottrina del Vaticano II in Lumen Gentium. Cioè era una tesi più, diciamo così, detto un po' adesso in modo esagerato, una tesi ecclesiologica. Perché l'ecclesiologia mi stava sempre al cuore e ho cercato di, come dire, di collegare l'utile con il piacevole. E alla fin fine allora sono riuscito a farlo e anche pubblicato e ho imparato molto. Questo penso per ognuno che fa una tesi dottorale, il più importante o una cosa importante che ha tempo di dedicarsi allo studio, alla ricerca. In un modo che dopo non sarà più possibile. E sono molto grato per questo tempo e poi anzitutto ho dovuto occuparmi con il Vaticano II. E questo è un'esperienza positiva per tutta la mia vita. La Via Crucis da lei scritta, la copertina è questa, in modo che si può vedere, anche se c'è un riflesso un po' eccessivo. E quindi la domanda è: qual è stata la genesi di questo commento alla Via Crucis e come, quando ha preso la decisione di darlo alle stampe? Allora, l'inizio è molto semplice. C'era una persona che mi ha chiesto, incaricato dalla signora Müller Jansen, nella versione tedesca, non è nella versione italiana, ci sono questi disegni a matita, da una artista, da una pittrice che 2 settimane fa ha fatto 100 anni. Capirai. 100 anni, sì, 100 anni. In Germania è abbastanza conosciuto e lei ha fatto una via crucis, come ho detto, di segni di matita e voleva che qualcuno facesse una meditazione o commenti. E per quale motivo poi si pensava a me, questo fino ad oggi non lo so. Però ho detto, se è un invito, per me sarebbe anche una sfida di occuparmi di questi disegni e di fare poi anche un testo, una meditazione. E dall'inizio era previsto una pubblicazione nel senso di dare questi libretti, piccoli libretti, come aiuto per la preghiera personale, ma anzitutto anche per le parrocchie quando, anzitutto nella Quaresima, si pregano insieme la Via Crucis nelle chiese. E per, così sono anche stampati in modo paperback, piccole, così era molto, molto pratico e ma anche molto utile. E devo dire, scrivendo queste meditazioni, allora man mano sono entrato anche come in un colloquio con questi, se posso dire così, con questi disegni. E chi prende in mano il libretto vede che una meditazione è un po' più lunga, un'altra è un po' più breve. Dipendeva un po' anche non vorrei dire dalla sintonia con la stazione, ma come questi disegni mi hanno, come dire, stimolato o che mi hanno dato un impulso. Ah, benissimo, benissimo.
Spesso, meditando le stazioni della Via Crucis, si tende a leggerle guardando un po' all'oggi, no? Ai problemi di oggi, alle ingiustizie che si verificano dappertutto nell'attualità. Lei invece mi sembra che ci inviti prima di tutto a condividere la sofferenza reale patita da Gesù per noi e quindi ci invita a prendere atto dei fatti, di ciò che è veramente avvenuto. E per chiederci, che ciascuno deve rispondere personalmente, quale sarebbe stato il nostro atteggiamento se fossimo stati presenti alla Via Crucis di Gesù. È un'interpretazione corretta, le sembra? Mi sembra sì, tocca un aspetto, è una interpretazione giusta. Io volevo anzitutto coinvolgere il lettore, non in primo luogo con delle situazioni attuali, ma con la situazione storica, per così dire, proprio con il fatto storico, con il Signore, che ha sofferto e questa sofferenza nella Via Crucis è stato, tramite la pietà popolare, è stato formato, è stato cambiato, è stato modellato, però ognuno è in modo diretto, deve prendere contatto, deve lasciarsi coinvolgere, toccare, se devo dire anche disturbare, da ciò che è successo quasi 2000 anni fa. Cioè, l'aspetto personale, l'aspetto diretto sono i due aspetti che vanno insieme e che aiutano o dovrebbero aiutare proprio entrare anche nel mistero della redenzione e anche nel mistero, e alla fine è un mistero, della sofferenza del Signore, ma anche della sofferenza propria. Questo era un po' il mio pensiero all'inizio e poi ho cercato di scrivere, ho cercato anche di meditare su ogni stazione e era proprio così che il coinvolgimento personale mi aiutava anche di rimanere, diciamo, molto personale e non vorrei dire sfuggire, ma di, come dire, di uscire e toccare, diciamo, situazioni attuali. Se io sono dentro della Via Crucis, anche con me stesso, penso ognuno poi crea un collegamento con la realtà concreta e lì ognuno ha la libertà e deve averla e anche mantenerla. Certamente. Quindi un appello anche e una trattazione del realismo della Via Crucis. Proprio così, perché non è una, come dire, non è qualcosa per l'arte che poi può essere molto bella, può essere una cosa che piace, ma deve essere una realtà per la mia vita personale, anzitutto per la mia vita da credente, perché da credente è importante che anche, come dire, anche i sensi vengano coinvolti. E non soltanto che questo è come una cosa teorica o una cosa artistica, no? Ha un'espressione artistica, però il cuore, l'anima, delle diverse stazioni non è l'espressione artistica, è la realtà che esprime. Benissimo. Nella prefazione al suo libro, la professoressa ha un nome molto lungo e molto bello, e quindi non è facile da pronunciare, Nina Sophie Freinin Ehrmann von Zuydzwijk, cita la Passion cinematografica di Mel Gibson. Mi è stato detto che quando San Giovanni Paolo II vide quel film, così violento, così realistico, appunto, abbia esclamato commosso: è proprio andata così. Anche la sua Via Crucis è molto realistica, perché è stata vissuta da un uomo che era Dio. Nella vita del cristiano, quale ruolo ha la fisicità?
Noi siamo uomini di corpo e di anima. La fisicità è un aspetto molto importante. E non dobbiamo dimenticare che Dio si è fatto uomo, vuol dire essere uomo. La fisicità è un aspetto teologico che fa parte della teologia della redenzione, cioè fa parte della redenzione. E la fisicità può avere anche molti aspetti, può avere aspetti riguardo alla regione, può avere aspetti riguardo ad altre realtà, però qui per la Via Crucis si vede il Signore come all'inizio già era molto provato, già quasi stremato, però alla fin fine la fisicità non ce la fa più. Questo non è soltanto una drammaticità televisiva, ma questa è la realtà, e lei ha accennato Mel Gibson. Lui ha cercato di realizzare o di concretizzare con tutti i mezzi televisivi, cinematografici, il dolore, la fisicità che fanno parte della redenzione della nostra fede. E credo che questo filmato l'ho visto anch'io. Noi non sappiamo com'era precisamente, ma possiamo soltanto immaginare era così, così, così. Però secondo me anche Gibson ha cercato di essere molto realistico e credo che sia riuscito anche a parlare all'anima delle persone che l'hanno visto e che ha dato una bella impressione, un bel esempio, anzi una testimonianza anche della sua fede personale, in quanto la fisicità, che è un aspetto, ripeto, importante della nostra fede, che questa fisicità è diventato un messaggio per i contemporanei. E se questo messaggio è stato capito, credo che sia proprio anche un contributo, per così dire, all'apostolato, un contributo anche all'annuncio della fede, all'annuncio del Vangelo, anzitutto in questo concreto caso, nell'annuncio della sofferenza, della passione, ma anche poi della risurrezione. Benissimo. Nella quinta stazione, quando Gesù e Simone di Cirene ripartono insieme, e a momenti cadono perché entrambi sono più che affaticati, lei commenta: bisogna imparare a portare la croce insieme. Noi non solo a volte vogliamo una croce a nostra misura, ma vogliamo essere noi a condurre il gioco. Portare la croce di Gesù secondo il nostro ritmo, le nostre aspettative e disponibilità. E invece, che cosa intende esattamente con quel invito a imparare a portare la croce insieme? Ho pensato quando ho scritto queste righe anche a San Paolo: uno deve portare il peso dell'altro, cioè vuol dire ci sono nella vita dei momenti, delle fasi, delle situazioni in cui la vita è pesante, qualche volta troppo pesante per portarlo da sola. Alla fin fine è necessario che c'è qualcuno che ci aiuti, o che io chiedo, o Simone di Cirene è stato preso, non è stato chiesto in modo cortese, ma un soldato, un legionario romano, lo ha preso qualcuno perché ha visto quel signore sotto la croce non ce la fa più, allora lui deve aiutare. Cioè, l'aiuto di poter o l'aiuto di dover portare il peso della vita per ognuno di noi è un dono quando si tratta che c'è qualcuno che ci aiuti, e nello stesso tempo dovrebbe essere anche un dono da parte nostra quando noi vediamo qualcuno
che ha bisogno di una mano, di una parola, di una... L'aiuto, cioè, le facce di Simone di Cirene possono avere, sono innumerevoli, sono legioni. Questo è un, secondo me, un aspetto molto concreto, molto forte, e credo che ognuno di noi può immedesimarsi in questa quinta stazione, che qualcuno mi aiuta a portare la mia croce, il mio peso, e d'altra parte che io sono invitato di guardare bene se c'è qualcuno che ha bisogno di me di aiutarlo, di me per dare una mano, perché la vita in questo momento per questa persona è diventata molto molto faticosa. Certamente, certamente. La Via Crucis, è il percorso che Gesù ha scelto per portare a compimento la redenzione. È un evento storico. Le cose sono andate così, di circa 20 secoli fa. Beh, la domanda può essere: perché è giusto proporlo tuttora, anche oggi, alla nostra meditazione? Oggi Cristo non soffre più, Cristo è risorto, siede alla destra del Padre con il suo corpo glorioso, lo stesso corpo che noi riceviamo nell'Eucaristia. L'annuncio cristiano di per sé non verte sulla passione, bensì sulla risurrezione, di cui peraltro la passione è un indispensabile passaggio. Come esprimere il rapporto tra Via Crucis e resurrezione? La Via Crucis porta alla risurrezione. La passione, il sacro triduum, coinvolge, include la passione. Se dico senza passione nessuna risurrezione, non so se c'è qualcuno che dica lei è un eretico, però è così che la passione è una condizio sine qua non la risurrezione, per la risurrezione. Certo. È verissimo che Cristo certamente ha sofferto e dopo la risurrezione non soffre più, però sappiamo bene che ognuno di noi, nella vita personale, nella vita da fedele, fatica di rimanere fedele alla fede, di rimanere fedele anche al Signore, e che la passione o la sofferenza è una realtà che ognuno conosce e che ognuno, che la passione, la sofferenza accompagna ognuno fino all'ultimo giorno della nostra vita. Perciò sono convinto che proprio la Via Crucis, la meditazione delle diverse stazioni è un grande aiuto, ma anche una grande consolazione per ognuno durante la sua vita. E per me stesso, quando venerdì di solito prego la Via Crucis, e sono sempre le stesse, più o meno le stesse meditazioni, le stesse preghiere, le stesse immagini. Abbiamo qui una bella figurazione nella cappella, ma io sono non sempre lo stesso. Vuol dire che qualche volta è la quarta stazione, qualche volta è la settima, l'undicesima stazione che parlano più fortemente a me, o sono più espressive, sono più, come dire, sono più realistiche. E questo è il bello, che anche qui ognuno, a causa della sua situazione personale, può ritrovarsi in una delle stazioni in modo più, come dire, più capito, più compreso, o che prende da questa o da un'altra stazione una forza, o vede una consolazione che per la sua vita concreta, vissuta, è proprio un aiuto per andare avanti, un aiuto
che è anche una consolazione per tutto ciò che deve soffrire. Certamente. Ma personalmente per lei in quale stazione si è sentito più coinvolto? Ma ho detto proprio adesso che io cambio, penso che tutte le persone cambiano. E così cambia anche la stazione in cui mi trovo più o meno. E non, francamente e onestamente, non posso dire durante lo scrivere della meditazione quale era la mia stazione. Non vorrei dire preferita, ma la stazione dove mi sono stato, come dire, ritrovato. Non era proprio una stazione, ma diciamo, le stazioni cambiano. Secondo c'è un po' il mio stato d'animo. Giustamente, molto bene. La Madonna è esplicitamente presente nella quarta stazione, quando incontra Gesù caricato dalla croce, e poi nella tredicesima, quando le viene consegnato esanime sulle ginocchia. Ma la Madonna assiste, partecipa a tutta la Via Crucis, condivide tutto il dolore di Gesù, dando il suo apporto alla redenzione in quanto madre. In quali altre stazioni le sembra di intuire particolarmente la presenza della Madonna? Maria, la madre di Gesù, è la persona che è presente in tutta la vita di Gesù, dall'inizio della nascita proprio fino alla morte, fino alla risurrezione e anche dopo. Riguardo alle stazioni, possiamo immaginare che la Madonna l'ha accompagnato su tutta la via dolorosa, su tutta la via crucis. È vero che sono stati soltanto due momenti in cui nella via crucis viene nominata o viene esplicitamente anche coinvolta, però di per sé è presente dappertutto. E la presenza di Maria per me è sempre anche un segno materno, che per me è una fonte di consolazione, una fonte anche di sostegno, di incoraggiamento, vedere come la madre, vedendo il figlio sofferente, veramente sofferente, non va via, non è troppo vedere fino alla fine, appoggiarlo nella sua e con la sua presenza. E sono io convinto che il Signore, vedendo la Madonna, per lui era anche un grande aiuto, una grande consolazione. Sappiamo che erano pochi che sono rimasti fino alla fine, tutti quelli che hanno fatto grandi promesse non sono tutti scappati, poche sono rimaste e la più fedele era sua madre. Perciò la presenza della madre per il figlio è una consolazione, un aiuto, ma anche un incoraggiamento di tener conto che deve finire come voleva il Padre sulla croce, come prezzo per la risurrezione. Molto bene, certo. Nell'edizione italiana del suo libro abbiamo scelto immagini tratte dai sacri monti molto diffusi, no? Belmonte, Domodossola, Ossuccio, Varallo, a testimonianza di quanto sia radicata la devozione popolare alla Via Crucis. Potrebbe dirci qualcosa sul rapporto tra liturgia e pietà popolare? La liturgia nel senso stretto, insomma, è la liturgia nel senso stretto è tutto ciò che la Chiesa come istituzione, che la Chiesa cerca di ordinare, di modulare e di dare ai fedeli
come un aiuto per nutrire la fede. La pietà popolare è un'espressione molto più ampia, cioè, che viene quasi sempre ex intimo corde, per così dire, dal profondo cuore dei fedeli. E non sempre è facile che tutto ciò che viene dalla profondità del cuore diventa anche una cosa che aiuta senza avere aspetti negative per la fede. Molte esercizi o molte espressioni della pietà popolare hanno avuto una purificazione, giustamente, da parte della Chiesa, però la Chiesa giustamente ha dato molto spazio a questo aspetto della pietà popolare, perché le espressioni non possono essere, come dire, non possono essere corrette ogni volta, però il popolo di Dio ha bisogno anche qui di una certa libertà di espressione. Chiaramente devono essere sempre in concordanza con i misteri della nostra fede, con il depositum fidei. Non possono essere cose che non sono in concordanza con la Sacra Scrittura, con la fede, con la dottrina. E perciò c'è il Magistero che aiuta anche qui riguardo alla pietà popolare, di pulire, di aiutare così che quelli che seguono, che esercitano la pietà popolare, possono essere sicuri di trovarsi sulla strada giusta e di poter essere sicuri di questa strada, che questa strada è una strada che mi porta veramente anche alla meta della fede, alla vita eterna. Bene. Eccellenza, lei ha scritto un altro libro che le edizioni Ares pubblicheranno più avanti, ma quanto prima, che ha per titolo L'11 settembre della Chiesa. Può darci un'anticipazione? Sì, questo titolo è un po', devo francamente anche confessarlo, un po' arbitrario. Il libro è una raccolta sono omelie, sono conferenze, sono presentazioni di libri e sono anche alcune introduzioni nei libri, e una casa editrice tedesca mi ha chiesto di poter pubblicare una scelta delle delle mie produzioni, e l'ho fatto già 2 anni fa, e questo libro ha avuto un certo successo, e devo dire sono molto contento che adesso anche viene tradotto in italiano. È stato già tradotto in inglese. In inglese hanno dato un altro titolo, lì parlano con la Chiesa Cattolica, lo dico in italiano: la Chiesa Cattolica può essere un aiuto per la nostra cultura, o meglio detto, la Chiesa Cattolica può sanare la nostra cultura. Anche lì è difficile quando il contenuto di un libro non è dedicato ad una tematica sola, ma che ha come tematica una raccolta di diverse genere anche di testi, anche se è la stessa persona che li ha scritti. Benissimo. Dunque, una domanda inevitabile, non per curiosità, ma per affetto e devozione. Come sta il Santo Padre Benedetto XVI e come trascorre le sue giornate e anche questa Quaresima?
Sì, una domanda perdonabile. Allora, l'ho detto già nell'intervista con l'Avvenire, se posso riassumere in 3-4 parole. Papa Benedetto è un uomo con quasi 94 anni, fisicamente è un uomo molto debole, la testa è molto chiara, grazie a Dio, e non ha perso il suo senso di umorismo. E lui segue attentamente la vita nella Chiesa, certamente segue anche la vita fuori la Chiesa, vuol dire la vita qui in Italia, ma anche, e non soltanto in Italia o in Germania, la sua patria, ma anche la politica, diciamo, in tutto il mondo. È interessato, prende parte, nel senso che si lascia informare e diverse volte parliamo su questo e su questo. E in questo Quaresima noi facciamo anche la nostra parte della pietà popolare, anche nel pregare della Via Crucis, ma anche il Rosario, così siamo in buona compagnia, penso, con una grande parte dei nostri fedeli della nostra Chiesa. Certamente. Eccellenza, a conclusione di questo colloquio, di cui ancora la ringrazio infinitamente, può lasciarci qualche spunto di riflessione, appunto, per vivere meglio la Quaresima? La Quaresima, se penso a me stesso, la Quaresima è sempre un invito. Non vorrei dire di radicalizzare, ma se dico radicalizzare vuol dire con la parola proprio adverbum, radix, cioè le radici della nostra fede, per coltivare le nostre radici, cioè dividere, di distinguere fra quelle cose che sono essenziali e quelle cose meno essenziali o opzionali. E questo ha aspetti molto concreti, no? Nella vita, diciamo, quotidiano, riguardo a piccole mortificazioni, riguardo alla vita intellettuale, riguardo a dare tempo, più tempo alla preghiera, alla meditazione, meno tempo ad altre cose. Rispetto anche al mio comportamento con altre persone, che io do ho più tempo a persone che ne hanno bisogno, nonostante il Covid, nonostante la pandemia, è un diventare più essenziale rispetto alle questioni della mia fede. E penso che ognuno qui ha una possibilità e anche una intenzione per se stesso di vedere nella sua vita dove sono alcune mancanze, dove è qualcosa che va corretto, che va sanato, che va cambiato. E d'altra parte è importante questo non fare per fare una gara di qualcosa, ma per venire più vicino al Signore. Alla fin fine, tutto ciò che noi facciamo nella Quaresima non deve avere un aspetto di qualcosa di fitness, ma deve avere l'aspetto di intensificare, di approfondire la mia vicinanza con il Signore, la mia amicizia con il Signore e il mio amore verso il Signore. Questo penso sia una possibilità alla quale la Chiesa con la Quaresima invita ognuno e posso soltanto invitare da parte mia, forse anche un po' ammonire, di prendere molto sul serio questo invito della Chiesa e di seguirla e di arrivare poi proprio, come dire, rinvigorare. Quando celebriamo poi, dopo la passione e la risurrezione, nella Pasqua del Signore. Molto bene.
Il nostro debito di riconoscenza è gigantesco e quindi sono felice di sentirmi debitore e mi auguro che ci siano altre occasioni, anche magari prima dell'edizione del nuovo libro. Davvero grazie, grazie infinite, Io eccellenza. la ringrazio. Anche Buona a te, serata. grazie tanto. Grazie. Buonasera.